Parte in questi giorni il collocamento di LeaderCell Flexible Bond, un nuovo fondo obbligazionario che sfrutta le competenze maturate dal team Ercel in ambito obbligazionario e nei programmi Total Return. È un prodotto unconstrained, ovvero un fondo con ampia discrezionalità sia nell'asset allocation che nell'utilizzo di strumenti finanziari. Si compone di un portafoglio principale che accoglie gli investimenti obbligazionari core e da portafogli satellite che permettono di sfruttare in modo opportunistico eventuali inefficienze dei mercati con le strategie tipiche dei programmi Total Return. Fondercell PMI, storico fondo della scuderia Ercel che vanta una lunga storia di successi nel mercato azionario italiano, è oggi ufficialmente peer compliant, ossia allineato alla normativa sui piani individuali di risparmio previsti dalla legge di stabilità. Una norma introdotta per dare sostegno all'economia italiana che prevede per gli investitori consistenti agevolazioni fiscali. Insieme a questo prodotto specializzato, Ercel offre ai propri clienti anche la possibilità di aprire un nuovo conto PIR, dove inserire, oltre a Fondercell PMI, un 30% di altri fondi nei limiti fissati dalla legge, usufruendo degli stessi benefici fiscali. Come sempre, il consulente Ercel è a vostra disposizione per conoscere l'iniziativa in ogni dettaglio. Lo scorso 16 marzo si è tenuta presso l'ambasciata italiana a Londra una tavola rotonda sul tema del passaggio generazionale in Italia, momento particolarmente delicato nel ciclo di vita di un'impresa familiare. I lavori sono stati aperti dall'ambasciatore Terracciano e da Guido Giubergia, amministratore delegato e presidente di Ercel. L'incontro, guidato da Angela Antetomaso di Class CNBC, ha fornito numerosi spunti, riunendo ad uno stesso tavolo rappresentanti di noti studi professionali ed esponenti di famiglie imprenditoriali di lunga tradizione. Si è chiuso da pochi giorni a Fiera Milano City il Salone del Risparmio, il più importante evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito. Ercel era presente con Online Sim, società del gruppo, leader nella vendita di fondi comuni attraverso la sua piattaforma internet. Per l'ottavo anno consecutivo siamo al Salone del Risparmio di Milano. Quest'anno presentiamo il secondo advisor sulla nostra piattaforma Robobox, i piani individuali di risparmio e la nostra campagna Niente Bolli. La giornata conclusiva, aperta al pubblico, ha offerto anche a investitori privati e studenti la possibilità di dialogare con i professionisti del settore per conoscere nuovi strumenti e favorire scelte di investimento sempre più consapevoli. Destinare il 5 per 1000 alla Fondazione Paideia significa contribuire alla realizzazione di Estate Paideia, un progetto che dal 2001 ad oggi ha coinvolto oltre 500 famiglie e tantissimi volontari. Anche lo scorso anno, 38 bambini con disabilità, in compagnia di fratelli e genitori, hanno potuto partecipare a una settimana di vacanza al mare, in un villaggio totalmente accessibile sul litorale toscano. Per una famiglia che vive un periodo di particolare difficoltà, la vacanza può infatti diventare un'occasione unica per ritrovare serenità e guardare al futuro con maggiore fiducia. Per aderire a questa iniziativa è sufficiente firmare sulla dichiarazione dei redditi il riquadro dedicato alle ONLUS, indicando il codice fiscale della Fondazione Paideia che potete leggere alle mie spalle. Martedì 9 maggio alle ore 21 presso il Palazzo della Luce di Torino riparte la stagione di concerti organizzata dalla Fondazione Renzo Giubergia in collaborazione con De Sono, Associazione per la Musica. Una serata interamente dedicata alle percussioni, insieme alla voce lo strumento più antico utilizzato dall'uomo. Protagonisti Luca Favaro, Lorenzo Guidolin e Lorenzo Barbera, che eseguiranno brani di Cangelosi, Masson, Ligeti, Valunt e Koppel. In programma anche l'ultima frontiera di questo genere musicale, ovvero la performance senza strumenti. Una gestualità in playback come nello spassoso brano di Alexandre Spéré, che andrà a concludere la serata. Per saperne di più su questo concerto e per tutti gli altri approfondimenti, vi rimandiamo, come sempre, al nostro sito www.ercel.it.